Oggi vorrei realizzare un'acconciatura davvero glamour. Si tratta di boccoli, ovviamente per capelli medio-lunghi, dove io cercherò di rigirare, diciamo, le varie ciocche partendo da metà altezza senza finire sulle punte. Quindi realizzerò il mio boccolo in questa sezione di capelli. Partiamo subito, vediamo subito cosa ci occorre. Sicuramente una piastra per capelli. Io ho esclusivamente questa qui piatta, che è la bellissima della Imetec, che è ancora la prima che è uscita. Poi vi occorre sicuramente una molletta, un pettine per dividere le ciocche, una cera per fissare il boccolo, e una spazzola di questo tipo per pettinarli inizialmente. Ok, partiamo subito. Allora, sicuramente voglio dividere i miei capelli in sezioni perché voglio partire da qui, ok? Quindi prendo questa prima sezione. Se mi viene più facile posso farlo anche col dito, così. E vado a fissare questa sezione con la mia mollettina. Ok, mi sporco un pochino le mani con la mia cera. Ho visto che vendono anche dei prodotti spray, comunque piuttosto oleosi, piuttosto grassi, dove comunque forse magari è anche più semplice realizzare l'acconciatura. Io ho questa, uso questa. Quindi mi ungo un pochino i capelli leggermente, perché sennò i boccoli si afflosciano all'istante, ecco. Magari, ecco, non troppo, almeno del mio prodotto ne basta veramente poco, perché poi si rischia di avere quell'effetto appesantito che non mi piace. E inizio con la prima sezione di capelli. Ok, io ho praticamente impostato il calore a 200, che è il calore massimo. E un suggerimento che vi posso dare è girare la piastra sempre nello stesso senso, sennò non vi viene un risultato carino. Allora, io decido di girarla verso destra, quindi parto da qui, ok? Giro. Faccio fare un giro completo e tiro, però mi fermo prima delle punte e lascio, vedete, questo boccolo molto morbido, un effetto molto naturale. Ok, poi passo alla seconda sezione, pettino un pochino. E faccio la stessa cosa, quindi io parto qui dal centro, faccio fare un giro completo, ok? Poi tiro e mi fermo prima delle punte e lascio. Sezione è completata e passo alla seconda sezione.
Allora, la cera l'abbiamo già messa. Vado a pettinare in avanti, così. Io ho un ciuffo a questa lunghezza, quindi se ce l'avete come me magari vi può essere utile come suggerimento. E vado con la piastra a prendere tutta la ciocca. Mentre vado giù, mi giro verso l'interno da creare il frangione tipo zia. Per chi ha visto uno dei miei scorsi video sa cosa sto dicendo. Frangione tipo zia, ma c'è l'effetto sorpresa che ora vi farò vedere. Ovviamente il discorso delle radici è sempre valido, perché comunque qua alla base tendono a sentire un po' l'umidità, queste cose qua. Ok, io vado a dividere. Vedete che effetto bellino. Adesso, come vedete, i ricci, comunque le onde, sono molto definite. Io non voglio questo effetto così tanto definito. Quindi cosa faccio? Con le mani vado con le dita entro dentro. Entro dentro e creo quell'effetto naturale. Ma ci credete che ci sono ragazze che hanno davvero i capelli così? E io devo star lì ore a sistemarli. Ok. E fate il discorso di rigirare la mano verso l'esterno, il senso della piastra, no? Se avete molti capelli, se avete la testa piena di capelli, questo look sarà ancora più bello, perché se comunque avete tanta massa nelle lunghezze vi darà proprio quell'effetto di capello pieno, di testa piena, molto bella, e il ricciolo, l'onda, si vedrà ancora di più. Io vi suggerisco questa pettinatura anche magari per Capodanno o comunque per qualche festa, adesso che in questo periodo comunque abbiamo più tempo, è carino realizzare questi look molto glamour, molto naturali anche. Questo video, e vorrei sapere cosa ne pensate, se anche voi le facevate già queste pettinature, se avete qualche spunto da darmi. Non esitate a commentarmi sotto questo video nella sezione commenti, oppure venitemi anche a trovare su Facebook, se vi va postate anche qualche foto delle vostre acconciature, sarò felicissima di guardarle e di commentarle con voi. Vi mando un bacio e alla prossima.